problema con l'oggetto che c'è. Come fa ad uscire? È grosso? È grosso, sì. Oh, vabbè, giusto. Ci sono anche i mini. Ci sono anche i mini. Come mai un pallone? Vai? Ma che vai? Ma stento canta, ma lascialo stare. Hai visto? Ma che vai? Hai ma visto? Che vai? Almeno di testa l'ho presa invece che cantare. Come mai un pallone, Caterina? Beh, arriva l'amore della tua vita. Arriva mio marito. Non eccoci, è che arriva che e ti piccoli, conquista, che piccoli, che giovani. Che mamma belli. Mia. Wow. Sì, mi conquista, mi... Lui è veramente, era soprannominato il piccolo principe, proprio perché per i suoi modi cortesi, galanti, e dai valori quelli veri, quelli che contano, quelli sui quali si può costruire una famiglia. Ma tu già lo sapevi? Beh, diciamo che come biglietto da visita lui è molto, cioè ti dice già chi è, già dai primi incontri. E poi sono tanti anni, era il 1996, questa era la prima vacanza fatta insieme in barca. E lì abbiamo iniziato la nostra vita che tuttora ci riempie di gioia. Perché... Appena visto la foto ho detto che piccolo e ti sei emozionata. Hai visto il tempo che sì, è andato avanti? Sono emozionata perché è bello pensare, cioè ogni tanto è giusto anche avere gratitudine, no? Verso questa vita e le persone che ci ha fatto incontrare. E poi ci sono momenti, ovviamente, insomma, la vita a due è complicata perché devi mandare giù tanti bocconi, ti devi far andare bene tante cose, che non significa per forza, come dicevano le nostre nonne, le cose importanti sono altre, no, e anche dagli errori, no, che si costruisce, perché gli errori sono dei segnali per ripartire. Qual è stato l'errore che ti è pesato? Che noi siamo molto diversi, Caterina. Io e mio marito siamo diversissimi, perché lui è molto più introverso, molto più chiuso, io sono solare, estroversa, io starei sempre in giro, lui starebbe sempre a casa. E a lui questa mia esuberanza a volte infastidisce, il mio tono di voce alto, il mio essere sempre un po' sopra le righe. Lui invece è sempre più pacato, è sempre più dritto, rigoroso. A me sta cosa un po' mi innervosisce, cioè smollati, no? Mi verrebbe smollati, da dire. Billy, smollati! Ma si può dire a Billy con sta corta smollati? Tanto qui abbiamo... Odio fare le foto! Esatto, un po' di foto perché le colombari perché scatta, tuo marito ama fare le foto? No, non hai capito. No, vabbè. Già la faccia quando tu fai con un telefono... Amore, scusa, potresti? Dai, facciamo sta foto. Mamma santa, mamma come se gli avessi chiesto. Al matrimonio però c'erano i fotografi, tu eri incinta. Di Achille, sì, di 4-5 mesi, sì. E lì i fotografi c'erano per forza. Vabbè, ci mancherebbe altro. Io mi risposerei domani. Sì, sì, sì. Eccolo il mio ragazzo. Tu ti risposeresti domani e noi abbiamo pensato per questo di unire un po' le foto del tuo matrimonio. Uh-huh. Partendo, se non sbaglio, però da un'intervista. Guardate l'acconciatura, anche lui aveva tanti capelli, cioè l'acconciatura bella. Lui sembra Thorne di Beautiful in questa foto. Beh, lui lo sta vedendo. Ma io avevo i capelli. Billy, non ci sta guardando. Era andato a prendere mio figlio a scuola. Bravo. No, anche io avevo una testa assurda, nel senso che avevo dei capelli cortissimi, con la pretesa, la richiesta che ho fatto alla mia parrucchiera Letizia in quell'occasione, di mettere il velo lungo con lo strascico. Lei continuava a dirmi: dove te lo metto sto velo che c'ha i capelli alti 3 centimetri? Invece sembra che ho una chioma immensa. Brava Letizia, è stata bravissima, infatti. Riguarda tutte le immagini del tuo matrimonio. Grazie. Costa Curta ci ha detto: a casa mia si rifà quello che dico io. No, non credo che sia stato così rigido in questa frase che le ha detto. Io sono della Juventus e tifo Juventus. A casa mia comando io, perciò lei tifa Milan, che appena esce però si sfoga e dice a tutti che è tifosa della Juve. Adesso c'è Martina. L'altro giorno parlando hai detto che invidi i tuoi colleghi che hanno figli. Sì. Ci stai pensando, no? Ci sto pensando, ma credo è una quindicina d'anni che ci penso. Però bisogna essere capaci di farlo, non lo so. Martina è ancora abbastanza giovane, credo che io probabilmente quando smetterò, probabilmente le chiederò se è possibile fare un figlio, perché eventualmente il mambo diventerò io.
bello quel giorno, anche perché io, insomma, ho voluto sposarmi a Riccione con questo prete, Don Giorgio, che è stato il prete con il quale i miei genitori si sono sposati, che mi ha battezzato, ho fatto cresima, comunione, e tuttora quando sono a Riccione vado sempre a messa da lui, anche adesso a Natale. È una persona speciale e quindi è stato bello passare anche il giorno del matrimonio con lui, sì, farlo celebrare a lui. Beh, 20 anni di matrimonio? No. Allora, Achille ha 14 anni, però stavamo insieme dal 96, quindi sono 23 anni. Dai, dai, tra due anni puoi fare 25 anni, così, giusto per festeggiare. Lui è poi è contento, a lui piace andare alle feste, sì, quelle sue. Sì, moltissimo, infatti, anche nelle interviste. Infatti, si dà, un ospite che si dà. E qui, cara Martina, insomma. Un biberon. Uno. Uno è arrivato, ne è arrivato uno. Il Bibi, come lo chiamava mio figlio. Eh sì, Achille. Oh, guardati! Sì. Appena... cioè, aveva cinque ore, sì. Io questi braccialetti ce li ho sul comodino, in una teca di plexiglass e... che tipi che sono quando nascono, sono incredibili. La natura è... cioè, tu li hai tenuti in pancia per 9 mesi e poi ce li hai qua. E loro sono parte di te, non sono nostri i figli, perché purtroppo è giusto che sia così, non sono nostri. Avranno una loro vita, una loro indipendenza, tu li accompagnerai per mano e poi a un certo punto andranno. E... soffri già il pensiero? Ma io soffro già adesso, perché ecco. A 14 anni devo dire che, insomma, dalle rispostacce, ma è giusto che facciano la loro vita, le loro esperienze. Da quanto tempo ti risponde male? Beh, da quando ha 2 anni, diciamo. Ah, vabbè, quindi no, va bene, non volevo capire se solo a 14, quindi cominciamo a farmi dei problemi, Martina. No, vabbè, rapporto mamma-figlio simbiotico, però ovviamente perché tu sei la mamma, quella che rompe le scatole sui compiti, sui fa la doccia, su ti puzzano le ascelle, su mangia la verdura, lavati i denti, sistema la camera, cioè le rotture di balle sono nostre, lo sappiamo. E Billy invece era in sala parto e tagliò lui il cordone ombelicale. Sì, 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 era con me a fianco, fra l'altro Achille è nato un mese prima. E insomma scalpitava, aveva 2 giri di cordone ombelicale attorno al collo, 2 nodi, insomma è stato un po' complicato ed eccolo qua, ormai è grande. Sono grandi fisicamente, no? Poi invece in realtà Achille emotivamente è come sono... te? Achille è molto romagnolo, sì. Achille, insomma, nascere in una famiglia dove entrambi i genitori sono popolari e riconosciuti per strada non è semplice. Cosa pensa lui dei vostri lavori, della vostra vita pubblica? A lui dà fastidio? A lui dà fastidio anche se non lo dichiara e quindi cerca di attirare l'attenzione a volte in maniere anche non corrette, non giuste. E tant'è che io adesso però, che è un po' più grande, gli dico: Achille, fattene una ragione, nel senso, questi siamo i tuoi genitori, quindi la mamma si chiama Martina Colombari, il papà si chiama Achille Costacurta, Alessandro Costacurta, e non puoi cambiarli, quindi... E lui cosa ti risponde? No, ma lui fa il vago, è difficile fargli entrare in determinate tematiche, no? Entrare in profondità, questi adolescenti che sono... iperstimolati, è un periodo storico bruttissimo, non solo per noi genitori, perché ognuno ha la propria responsabilità, loro come figli di quello che fanno, noi come genitori, i nonni, il contesto comunque della scuola, degli amici, e questo periodo storico è difficile perché ci sono troppi tante stimoli, domande, cercate... me le faccio, a volte non dormo di notte. No, dai. Eh sì, perché comunque... non è facile insegnargli quelli che sono i valori, dai social network a questa smania di essere pieni di marchi dalla testa ai piedi, di essere diversi, di essere originali. La contenti oppure gli dici di no? Non gli puoi dire non ho la possibilità. No, però gli posso dire che quello che lui sta vivendo non è merito suo, ma è merito per ora dei suoi genitori. E che comunque casa sua lui ci sta, perché siamo noi che gli diamo la possibilità di starci, e che se vai a basket ti prendi la metropolitana e che però ridimensioni... Però magari si può sentire un ospite. No, perché comunque
È giusto anche fargli vedere quali sono non solo i tuoi sacrifici, ma anche a volte la frustrazione, no? Che vivi tu, che vorresti essere comunque una mamma normale, non riconosciuta, perché un sacco di pregi ci fanno piacere, ma ci sono anche un sacco di situazioni che agli occhi di tuo figlio sono difficili da gestire. Quindi i suoi no diventano dei tuoi no. Quindi non è la difficoltà del non accontentarlo, è di riuscire tu a stare nella tua frustrazione del no che gli hai detto. E sono quei no che aiutano a crescere, e non ne diciamo mai abbastanza, perché tutti gli psicologi ti dicono di lavorare sui premi e non sui castighi, però poi questi ragazzini decidono e comandano loro in casa. Billy è severo? Sei tu la parte severa della casa? È lei? No, devo dire che purtroppo, o per fortuna, non lo so, però i papà sono rispettati di più, hanno più autorevolezza, noi mamme siamo molli, cioè noi siamo proprio... che ti vengono vicino, e anche se fai la dura, poi fai fatica a tenere. Allora, è verissimo o non è vero? Dimmi, Anna. È verissimo. È così? Verissimo, soprattutto per una mamma che deve fare entrambi i ruoli, quello del papà e della mamma. No, mio marito mamma è... Ah, no, il tuo caso, scusami. No, il mio caso è... Dire no è difficile, molto. Io adesso sto iniziando un po' a delegare a mio marito per non essere sempre io la rompiballe di famiglia in casa, come dicevi tu prima, no? E poi io sono una che spiega e parla, gli parla e spiega. E... No. Pesante però, Martina, molla Achille. Cosa dici, scusa? Lo fa anche vincere la scopa a Billy, perché se vedete Achille ha fatto una scopa e Billy sta rosicando, come si dice a Roma, guardate la faccia di Billy e vedi. Infatti, ma quante dietrologie di una foto? Ma io sì, non lo so, guarda. Filò, togliete grazie. Anche il microfono, grazie.